Giochi d'impatto senza frontiere. Ci troviamo presso Villa Maioni a Verbania per un'emozionante serata in cui 12 squadre composte per la maggior parte da bambini si sono sfidate in giochi di squadra che affronteranno l'importante tema della salvaguardia ambientale. Un lungo percorso che termina con questa serata coinvolgendo oltre 600 bambini, mettendoli però a confronto con tante tematiche di forte attualità. Assolutamente sì, questo è il progetto Impatto di Novacop. Quest'anno abbiamo collaborato con l'Associazione del Territorio di Verbania e quindi un ringraziamento va alla cooperativa Lavaina con i suoi centri estivi, la cooperativa Val Grande, Casa del Lago, Slow Food Lago Maggiore. Abbiamo coinvolto anche i centri estivi di Verbania, i centri estivi comunali, quindi in questo evento con patrocinio dell'amministrazione comunale di Verbania abbiamo svolto 40 attività sul tema dell'acqua, risorsa molto importante per il territorio, attraverso i valori di COP. L'abbiamo fatto coinvolgendo, come abbiamo detto, 600 bambini, anche presso il nostro ipermercato di Gravellona Toce, presso la spiaggia con la pulizia delle spiagge parlando di ambiente, e questa sera siamo qua per un evento finale per giocare tutti insieme, come potete vedere, sei giochi sui 12 temi di COP ed è una bellissima serata. Il perché di questa iniziativa? Diciamo che la cooperativa ha nel suo DNA il fatto di essere vicina ai territori, quindi questo è il secondo anno che abbiamo il progetto Impatto attivo sui territori in cui sono operativi i nostri punti vendita, e credo che sia un modo, diciamo, di concentrare le forze con associazioni, con realtà dei territori che hanno necessità appunto di avere un supporto che COP può mettere a disposizione. Io credo che questo sia proprio l'aspetto più importante del progetto Impatto, quello di mettere intorno ad un tavolo a coprogettare con COP realtà del territorio, e i risultati ci stanno dando enormi soddisfazioni.